Buongiorno a tutti, sono Tiziana Colombo e meglio conosciuta nel mondo del web come Nonna Paperina. Oggi siamo in compagnia di uno dei miei chef preferiti, lo chef Daniele Zennaro, che è qui vicino a me, ed è uno dei tanti chef che aiuta la nostra associazione nel creare ricette proprio per le intolleranze alimentari. Ciao Daniele, buongiorno. Ben arrivato. Ciao, oggi cosa ci prepari? Oggi prepariamo un antipasto a base di asparagi verdi, trota leggermente affumicata e uova di trota. Le ingredienti che adesso vi daremo sono per 4 porzioni. Un filetto di trota di circa 400 grammi, un mazzo di asparagi verdi di circa 300 grammi, un 50 grammi circa di uova di trota, delle bacche di pepe rosa, sale, olio e pimpinella. E adesso lavoriamo, cominciamo a preparare questa ricetta, spiegaci. Allora, iniziamo innanzitutto pulendo gli asparagi, li abbiamo già lavati, abbiamo già tolto la parte del gambo bianca che è quella più dura e legnosa, che a noi non servirà. Faremo due preparazioni, una cotta e una cruda. Quindi faremo degli asparagi lessati a cui andremo a mettere sopra delle uova di trota, mentre per quelli crudi faranno la decorazione per la tartare di trota del filetto. Perfetto. Va bene? Certo. Okay. Devo dire che Daniele è un ragazzo giovane, ma nonostante la giovane età ci ha sempre preparato e stupito delle ricette molto particolari. Purtroppo noi intolleranti possiamo usare pochissimi prodotti, in particolare quelli intolleranti al nickel come me. Gli asparagi non potete, quindi. Esatto, infatti volevo dire, in questo caso lui fa questa preparazione che va bene un po' per tutte le intolleranze. Per gli intolleranti al nickel cambiamo la verdura, nel senso che anziché stesso procedimento, stesso tutto, ma anziché gli asparagi usiamo i finocchi. Tre asparagi intanto, uguali, della stessa dimensione, andiamo a metterli in acqua salata bollente e li cuciniamo. Poco tempo dovranno risultare verdi e croccanti, mentre alcune punte un po' più grosse ci serviranno per fare un crudo. E adesso andiamo a pulire queste. Ecco, un'altra particolarità che oggi possiamo notare fra i nostri ingredienti è sicuramente l'olio. Infatti per gli intolleranti al nickel in particolare possiamo usare solo e soltanto un olio spremuto a freddo e possibilmente anche a pietra, senza l'uso di acciaio inossidabile, che è uno dei metalli che noi non possiamo assolutamente usare, a meno che non sia un 18C, vero? Sì, quindi di conseguenza anche le pentole assolutamente sono... sì. Abbiamo queste pentole molto particolari a induzione che sono bellissime, tra l'altro, e adesso anche tante aziende le producono. Noi usiamo quelle della Risoli, ma ho scoperto da pochi mesi che adesso parecchie case si stanno adeguando a risolvere il problema, meno male. Bene, possiamo intanto con la schiumarola alzare gli asparagi. Ok. Visto che gli asparagi li abbiamo già lessati, prepariamo i crudi. Quindi con una mandolina affettiamo in maniera sottile, vedete? Sai Daniele che io non ho mai pensato a farmi un'insalata di asparago cruda. L'asparago crudo è buono perché comunque non andiamo ad alterare l'alimento, insomma. L'importante è che sia freschissimo, adesso siamo in stagione e ne abbiamo di molte varietà. Abbiamo il verde, il bianco di Bassano, volendo c'è anche un violetto dal Benga. Ce n'è un altro di asparago famoso, sai, che è vicino dove abito io, quello Vai. Di Mezzago. Quello di Mezzago. Quello rosa di Mezzago. Bene. E usiamo solo, come vedi, la parte alta, vicino alla punta, che è più morbida e meno fibrosa. E che profumo che emana a tagliarla così. Dopo aver cotto l'asparago e tagliato le punte, prepariamo il filetto di trota tagliandolo, quasi tritandolo, per fare una tartare. Daniele lavora come chef ormai da quanto tempo? Quattro anni. Al Vecchio Fritolin, che è un ristorante, uno dei più antichi di Venezia. Locale storico. È un locale storico, esatto. Siamo dietro al mercato del pesce, quindi c'è una reperibilità delle materie prime giornaliera. Una volta battuta la trota e cotto e tagliato gli asparagi, possiamo impiattare. Quindi con due cucchiai prepariamo
una specie di quenelle. Una specie di quenelle, ma se avete anche un disco d'acciaio, un coppapasta, qualcosa che può contenerlo, gli si può dare una forma. Che profumo quello però che emana. È buono, comunque la leggera affumicatura non diventa invasiva. Ecco, questo è un altro prodotto, noi girando a fiere e ad eventi in quest'ultimo anno abbiamo imparato a conoscere tantissimi nuovi prodotti e l'ultimo proprio arrivato in famiglia è questa trota affumicata, c'era il salmerino, le uova di trota che sono conservate al naturale assolutamente senza conservanti, per cui per noi sicuramente è un buon prodotto. Condiamo gli asparagi crudi con un po' di pepe rosa, un po' di sale. Mi fai venire fame, sarà l'orario, ma... E un filo d'olio. Mamma mia. E questo aiuterà a dare un po' di freschezza alla parte affumicata della trota. Aggiungiamo anche gli asparagi, quelli cotti. Li lucidiamo appena con un filo d'olio, perché la parte estetica ci serve. Sempre. Sul piatto nero il verde risalta sempre molto. Esatto. E poi giochiamo, in questo caso giochiamo su quello che è un classico, uova asparagi, ma in questo caso diamo le uova della trota. Esatto. Restando un po' sul sapore della trota affumicata, ti ho portato la pimpinella. Pimpinella è un'erba selvatica dal forte sapore erbaceo, leggermente aspro, che aiuterà a rinforzare un po' il tutto e anche a giocare un po' di contrasto sul sapore del pesce. Oltre a essere bella, comunque due Quindi foglioline. Noi possiamo anche mangiarla mentre certo. mangiamo poi il piatto. Bisogna mangiarla, okay. Perché comunque aiuta. Bello, bello, mi piace questo piatto, Dani. Come al solito riesci a fare cose che mi stupiscono ancora dopo un anno, fa te. Ah, un filino d'olio giusto per chiudere. Che... Ecco, questo è il risultato finale dell'antipasto preparato da Daniele, che è una trota affumicata con asparagi e uova di trota.